Questo è Sandton, il chilometro quadrato più ricco dell'Africa. Con sede a Johannesburg in Sudafrica, è stato in questo distretto finanziario nel 2018 che il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa ha annunciato il suo ambizioso obiettivo per investimenti fino a 100 miliardi di dollari in 5 anni. Oltre 1.700 delegati provenienti da 22 paesi si sono riuniti a Johannesburg per la seconda conferenza degli investimenti in Sudafrica. Un vertice che fa parte della spinta innovativa del presidente Ramaphosa per migliorare quella che è la seconda economia africana e affrontare un tasso di disoccupazione del 29%. Esattamente un anno dopo il vertice inaugurale, 8 dei 31 progetti presentati sono stati realizzati, con altri 17 in fase di attuazione. Il totale degli investimenti assunti oggi è nell'ordine dei 363 miliardi di rand. Abbiamo ricevuto indicazioni di ulteriori 8 miliardi di investimenti che sono ancora soggetti all'approvazione del Consiglio di Stato. Questi investimenti porteranno alla creazione di circa 412.000 posti di lavoro diretti nei prossimi 5 anni. Al centro di molti incontri nei settori del tessile, dell'energia e dell'alta tecnologia è stato l'accesso del Sudafrica ai mercati globali. Gli accordi commerciali all'interno del SADC, la Comunità dell'Africa del Sud, e dei paesi BRICS, Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, hanno incoraggiato gli investimenti. Stiamo dicendo che il continente africano, e non solo il Sudafrica, è il futuro grande continente. Stiamo dicendo di venire a investire da noi per le nostre infrastrutture e per la nostra capacità di raggiungere gli altri paesi del continente. Stiamo dicendo, venite a crescere con noi. E questo è anche il messaggio che abbiamo lanciato ai nostri colleghi africani. Stiamo crescendo, è la storia della crescita africana, che inizia in Sudafrica e continua a est, a ovest e a nord del continente. Il Sudafrica si è prefissato l'obiettivo di posizionarsi nei prossimi 3 anni tra i primi 50 performer globali nel World Bank Doing Business Report. Per il 2019 si notano miglioramenti significativi in settori quali la creazione di impresa e il commercio transfrontaliero. Abbiamo davvero trovato grandi partner nel Dipartimento del Commercio e dell'Industria e in particolare con il team di Investire in Sudafrica. Ci hanno spiegato le condizioni per gli incentivi agli investimenti nel paese, sostenendoci negli aspetti più operativi dell'introduzione di nuovi investimenti produttivi. Proprio la scorsa settimana abbiamo avuto la commessa ufficiale di un impianto Always per una nuova linea in Sudafrica. Aumentare i nostri posti di lavoro del 30% è un investimento da 300 milioni di rand e non vediamo l'ora di fare ancora di più. Nonostante i problemi derivanti dalla corruzione ancora presente, difficile da debellare, e dalle difficoltà dell'azienda energetica Eskom, molti investitori stranieri credono nel progetto del presidente Ramaphosa. Le società francesi Total, Air Liquide e Alstom hanno promesso di investire oltre 1,3 miliardi di dollari nei prossimi 3 anni. Le aziende francesi hanno capito il messaggio molto tempo fa. Oggi qui abbiamo più di 65.000 posti di lavoro creati dalle aziende francesi. Purtroppo la visione dei nostri compatrioti dall'esterno è inficiata da visioni di insicurezza e corruzione. Ma se si guarda Sandton, è come una città europea moderna. Qui facciamo affari come li faremmo in Europa, con un settore bancario molto sviluppato e una magistratura assolutamente indipendente. Abbiamo tutti gli elementi per fare business. Sembra quindi che l'attenzione del Sudafrica nel consolidare un ambiente favorevole alle aziende stia già dando i primi buoni frutti, con prospettive ancora migliori a medio e lungo termine. For African News and Euronews, Nyashoke Mutiswa, Johannesburg, South Africa.